Buonasera a tutti, oggi andremo a parlare, anche se un po' in ritardo, dello speciale dei recenti episodi di Dragon Ball Super. Ho voluto aspettare per fare questo video perché volevo proprio vedere cosa sarebbe successo dopo lo speciale e fortunatamente è andato tutto per il verso giusto. Vi spiego tutto piano piano, ora cominciamo a parlare dello speciale. Prima di cominciare però vi avverto che se non siete in pari con gli ultimi episodi della serie, vi sconfiglio la visione del video. Gli episodi 109 e 110 li ho adorati, ma procediamo con calma. Perché questi episodi meritano così tanto la visione e innalzano notevolmente il livello della serie? Finalmente, dopo i primi episodi del torneo, si riesce ad avvertire la tensione, la paura, l'ansia che c'è in una situazione critica simile, cosa che fino ad ora nel torneo non si notava tanto. Il livello di qualità degli episodi era altissimo, ottima regia, ottimi disegni e tanto altro. Ora, però, parliamo degli episodi in sé per sé. Goku ha finalmente raggiunto il cosiddetto Ultra Istinto e capiamo da questo episodio, come avevamo già in precedenza ipotizzato, che l'Ultra Istinto non è propriamente una trasformazione, ma bensì una tecnica padroneggiabile da chiunque, apparentemente temuta anche dagli dei. Scopriamo che Jiren è l'immortale che ha superato il proprio dio della distruzione e che quindi gli diversi si trovano a dover affrontare una specie di divinità. Però un'affermazione ha lasciato perplessi molti fan della serie. Alla fine dello scontro, dopo che l'ultra istinto di Goku si annulla, molto probabilmente a causa dell'esaurimento dell'energia della Genkidama, afferma che il problema dei Saiyan è il calore che emanano dal loro corpo. Alcuni hanno ipotizzato in maniera più complessa che il calore siano i sentimenti di Goku, ma io punto per la spiegazione più banale. Semplicemente il calore è dell'energia che viene dispersa facendolo totalmente perdere i poteri che la sfrutta. Di questo ne abbiamo già sentito parlare da Whis, con gli Hatikati, quindi non ci sarebbe tanto da sorprendersi se fosse così. Comunque, dopo lo speciale, fino al giorno d'oggi sono usciti altri due episodi della saga, incentrati per lo più sull'universo 6. Malauguratamente la scorsa settimana è uscito Darwin Gate, uno dei più forti dell'universo 6, e a molti è dispiaciuto non poterlo vedere e magari di affrontare Goku. Secondo me, invece, quell'episodio è stato importantissimo, se non fondamentale, ai fini della saga. Nelle parole di Chatin si vedeva la paura, stranamente dal suo modo di fare, ha riposto la sua fiducia in qualcun altro. Sarebbe molto bello vedere uno speciale su di lui e capire magari qualcosa sul suo passato. In questo episodio possiamo notare di nuovo una strana tecnica di Jiren, apparentemente oculare, ma di cui ora come ora conosciamo veramente poco. Anche se credo che la meditazione c'entri qualcosa, ma ne parleremo in un altro video, magari quando sapremo qualcosa in più. Comunque, ritornando a parlare degli episodi, questa domenica è uscito un altro episodio riguardante il sesto universo. Viene dato largo spazio a Kaben, nel seguente, e possiamo vedere che ora sia in grado di diventare Super Saiyan di secondo livello, anche se purtroppo anche lui è stato buttato fuori dal ring. Questo episodio mi è piaciuto particolarmente, soprattutto per la scena di Vegeta e Kaben, che ho apprezzato non poco. Penso, come già detto in precedenza, che se questa saga del torneo del potere continui così, potrebbe tranquillamente super raggiungere i livelli di Z, sicuramente. Ragazzi, per il video è tutto, spero naturalmente vi sia piaciuto, un video un po' breve, un video un po' informativo per darvi una mia sugli ultimi episodi della saga. In questi miei ultimi giorni siamo anche venuti a sapere che nei prossimi 3 anni saranno in progettazione 3 nuovi film di Dragon Ball Super e magari uno di questi potrebbe avere proprio come protagonista Hit, chi lo può dire? Fatemi sapere che anime state guardando in questo periodo, io sto attendendo la seconda stagione di One Punch Man di Attack on Titan e finalmente ho finito di vedere My Hero Academia, sul quale ci farò una recensione quasi sicuramente. Spero per voi di Global, parlando di Dokkan, non abbiate pullato di Goku Super Saiyan 3, visto l'imminente arrivo di Gogeta Int. E spero invece per voi di Jap che abbiate pullato su Goku di Meatbreaker e fatemi sapere che avete trovato e se l'avete trovato. Per sostenermi vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale e quindi da Ninjutsu Tekken è tutto e ad un prossimo video. Ciao!